non hai chance di sedurre qualcuno. Salutiamo Utopia e salutiamo Antonella. Quindi salutiamo anche Roxy. Questo è il primo punto. La seduzione deve essere un gioco divertente. Quindi cerca di sorridere spesso. Sorridere spesso è fondamentale. Saluto anche MDCDL. Non c'è niente di più seducente, ad esempio, di un sorriso, ma sorridi, diciamo, manifestando quelle che sono, diciamo, le tue caratteristiche positive. Dai anche dei segnali, mordicchiati le labbra, leccati le labbra, insomma, fai qualcosa che possa essere interessante. Devi presentarti anche esteticamente come una persona molto, molto interessante. Ad esempio, iscrivendoti al mio nuovo canale, il nuovo canale a cui non, se non sei ancora iscritto, vatti a iscrivere, che è il canale, come dire, di Cammino Iniziatico. Il Cammino Iniziatico, ho posto il link qua sotto, quindi vatti subito a iscrivere perché imparerai a sviluppare tante caratteristiche. Vi posto il link, il canale Cammino Iniziatico. Chi non fosse ancora iscritto si iscriva. Ed è fondamentale, no, questo. Ovviamente, se vuoi, puoi abbonarti al canale, puoi fare una donazione al canale, puoi dare un segno intanto mettendo un like. Siete 240 collegati, ci sono solo 28 like, che è veramente strano, no? Mettete un like che facciamo girare il video. Quindi dai il tuo contributo a far girare il video mettendo un like. Salutiamo Loredana, Laura, Antonella, Gianni. Insomma, tutte le persone che si sono collegate. Quindi, anche presentandoti esteticamente come appagante, esteticamente come intrigante, riesci a ottenere dei grandi risultati, riesci a ottenere dei grandi risultati. Questo è un punto fondamentale. Esteticamente devi farti percepire come con un buon odore. L'olfatto, ad esempio, non è da trascurare, certo, anche qua non bisogna esagerare, però stare bene dentro la propria pelle è un punto fondamentale, perché se tu non ti senti bene, se non stai bene dentro la tua pelle, non potrai mai e poi mai sedurre gli altri. Per fare breccia nel cuore di un uomo, una donna deve comunque comunicargli con i fatti che può vivere anche senza di lui, e questo è un punto fondamentale, perché se tu ti comporti in modo bisognoso, e anzi dovrai fargli intendere che se non si comporta nel modo corretto, sarai pronta a dargli il ben servito senza pensarci troppo. E questo perché essere sorridente, sì, un saluto a Green Apple, benvenuto a Green Apple. Essere sorridente è fondamentale, il sorriso comunica apertura, ma devi tranquillamente fargli intendere che se lui non si comporta correttamente, tu gli dai il ben servito, te lo togli dai maroni, ma devi farlo perché questo ti darà una forza. E se hai a che fare con persone che ti bloccano, ti sbloccano, tu dai un blocco definitivo. Quando una persona ti blocca e ti sblocca, tu non devi stare a inseguire, non devi stare a seguire, non devi stare a fare niente. Se non ami te stesso, non serve a niente. Se una persona sparisce, più che augurargli buon viaggio quando ritorna, non puoi fare. E questo è perché le persone che impazziscono quando c'è qualcuno, le persone che impazziscono quando c'è qualcuno che sparisce sono bisognose. Io non impazzisco per nessuno perché io sono fondamentalmente in grado di gestire la mia vita e sono fondamentalmente in grado di portare avanti quelle che sono le cose che mi piacciono. Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo, quindi non va assolutamente sprecato con persone inutili, con persone che fanno tira e molla con persone che oggi ci sono e domani no. Dovete essere voi che scegliete il migliore, e il migliore non è quello che ti fa girare i coglioni, perché spesso noi qua abbiamo il pensiero che il migliore è quello che ci fa girare i coglioni perché piace la parte emotiva, ma questo non è vero. Se una persona, diciamo, si comporta in questo modo
ovviamente non è che devi dirglielo logicamente, se non ti comporti bene ti do il ben servito, ma nel momento in cui questo si comporta male perché si allontana, come gli fai capire analogicamente che tu gli dai il ben servito? Quando tornerà e tu ti farai i cazzi tuoi allegramente fin tanto che non torna, gli dirai che è un impegno, che sei stata invitata a cena da Tizio, da Caio, e arrivederci e grazie, guarda, oggi questa sera sono impegnata. Tra l'altro il fatto che tu sei impegnata devi dirlo sempre, costantemente, se è una persona che ad esempio si manifesta all'ultimo minuto, quelli che ti fanno l'invito dell'ultimo minuto, perché tieni presente che se uno ti fa l'invito dell'ultimo minuto è perché ha fatto il giro delle sette chiese e tu sei rimasta l'ultima delle sette chiese disponibile nei suoi confronti. Diamo un saluto anche a Giorgio Cameli, che ringrazio, Battito di Ciglia, Il sentiero della felicità, prendete i libri di Giorgio Cameli che vi serviranno contro i narcisisti. Quindi questo è un punto fondamentale. Gli dici che sei impegnata a mandare a cagare i narcisisti, come dice Giorgio Cameli. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Dovete scegliere la persona migliore. La persona migliore non è quella che vi fa girare i coglioni. La persona migliore non è quella che vi mette i bastoni tra le ruote. La persona migliore non è quella che vi mette gli antagonisti. Se sei una donna in gamba o anche un uomo in gamba, non devi perdere tempo. La persona migliore è quella che ti dà quello che tu vuoi e tu hai questo diritto di convincerti del tuo valore, perché se tu sei la prima a non convincerti del tuo valore, e tra l'altro chi ti giudica deve levarsi dai maroni, come dice Giorgio Cameli. Noi dobbiamo tenere presente che le persone giudicanti sono persone altalenanti, le persone giudicanti sono persone castranti, le persone giudicanti devi levartele dai maroni danzanti, diciamo così. In qualche modo te le devi togliere dalle palle, perché l'unico giudizio che conta veramente è quello, salutiamo anche Viola, quello espresso da se stessi verso se stessi. Questo è il concetto fondamentale. E se questa persona non si fa sentire, esci con altri, datti nuove emozioni, come dice Anna, fai nuove cose e ovviamente tieni presente che non tutte le ciambelle escono col buco, l'importante però è che qualche ciambella esca col buco. Il problema è se nessuna ciambella esce col buco, perché se nessuna ciambella esce col buco è perché tu sto buco non lo sai fare, perché tu diventi una persona, salutiamo Claudia, salutiamo Romina, perché tu diventi una persona che non è capace di fare il buco. E invece il buco devi saperlo fare. Poi è ovvio che le mele marce ci sono dappertutto e le mele marce possiamo fare. E non è difficile, tra virgolette, smettere di amarlo, perché si tratta soltanto di amare se stessi, no? Come dire, mettere, anziché dire, ma io lo amo, se tu continui a ripetere, io lo amo, ripetiti, io amo me stesso, io amo me stessa. Questa è l'unica cosa che devi fare, imparare a focalizzare, diciamo, l'amore su te stesso, su te stessa, e avere come pietra miliare, diciamo così, come stella polare, come faro illuminante, il fatto che se una persona non ti tratta bene, va contro l'amore di te stesso, va contro l'amore che tu dovresti dedicare a te stessa, e nulla è più forte dell'amore che abbiamo per noi stessi. Quindi il nostro valore è fondamentale, il nostro valore è basilare. Quindi dobbiamo imparare a comunicare con noi stessi, comunicare con la nostra parte emotiva, trattarci bene ogni giorno. Perché trattarci bene ogni giorno, sfanculando le persone che ci fanno star male, salutiamo anche Gelsomina, Silvia, Daniele, Sara, Jenny, ricordo di iscrivervi al nuovo canale Cammino Iniziatico con Massimo Tramasco, chi non si fosse ancora iscritto si iscriva, vi posto il link, di prendere anche i libri di Giorgio Cameli, Battito di Ciglia, Sentiero della Felicità, e di iscrivervi ai nuovi canali.
Quindi, ovviamente, se volete fare una donazione al canale, basta che cliccate sul dollarino, fate una donazione. Se volete iscrivervi, basta che vi iscrivete attivando la campanella. Ma mettete un like, spolliciate verso l'alto, perché mettere un like non costa nulla, ce ne sono solo 68. Mettete un like e date un contributo per far girare il video. Quindi, mentre ricordiamo anche il progetto di Giorgio Camelli, Art for Art, quindi con i libri di Giorgio gli date un giro, diciamo, positivo a questo progetto per i pazienti oncologici. Quindi, tornando al concetto, di fondo, che credo sia fondamentale, devi essere gentile con te stessa, con te stesso, evita di sminuirti, evita di dedicare attenzione a questa persona. Perché non è vero che noi non possiamo smettere di amarlo, è molto facile smettere di amarlo, è come girare l'interruttore. Se amarlo è come aprire l'interruttore del gas che piano piano ti intossica, perché amare questa tipologia di persone è come stare a casa con il tastino, l'interruttore del gas aperto, sì, l'interruttore di come si chiama, del gas aperto e piano piano farsi intossicare. E noi, questo interruttore del gas, sono i pensieri che abbiamo verso questa persona. Ma questa persona qua, ma io lo amo, ma come farò senza? Sono le nostre paure, cioè il timore di rimanere da soli. Sono paure tutte fantasmatiche, sono paure fantasmatiche poi, cioè che non esistono. E quindi la cosa molto importante è chiudere l'interruttore del gas, chiudere questa situazione e aprire la finestra, così lascio uscire le negatività. Ovviamente anche sperare con persone, ad esempio, impegnate che possano lasciare la moglie, che possano lasciare il marito, sono tutti eventi, diciamo, che non devono prendervi assolutamente. Come dice Viola, è tutto dentro la nostra testa. Convincetevi, iniziate a convincervi che meritate tutte le cose belle che la vita vi potrà offrire e vi potrà dare. Raramente otteniamo più di quanto ci aspettiamo. E se, come dice Giorgio Camelli, i nostri pensieri, capiamo che i nostri pensieri derivano dalle nostre paure, abbiamo svoltato la nostra vita, perché i pensieri purtroppo alimentano le nostre paure e sono alimentati dalle nostre paure. Quindi dobbiamo veramente liberarci di queste paure e non avere paura a ricominciare da zero, a ricominciare da capo. Noi possiamo ripartire da capo, ripartire tranquillamente da zero. Non è mai troppo tardi. Un saluto a Margherita. Non è mai troppo tardi. Se non sei soddisfatta della relazione che hai, azzerala e riparti. Cambiare stile di vita, cambiare attitudine, cambiare modo di vivere è una cosa fondamentale. Poi, se questa persona per qualche motivo non ti piace, un segno bruttissimo, si comporta malissimo, è inutile che cerchi di cambiarlo. È come sperare di trovare l'oro in una miniera dove la vena d'oro non c'è. Se la vena d'oro non c'è, è inutile che stai a scavare quella miniera. Fai prima a cambiare miniera, che è la cosa fondamentale. E naturalmente, quando comunichi con persone nuove, ma quando comunichi in generale, manifesta gioia, manifesta sorrisi, manifesta passione, manifesta allegria. Manifesta voglia di vivere, lascia sempre un segno, grazie Rosa, un segno positivo in tutte le persone che incontri. Questo dattelo come obiettivo. Se interagiamo, lascia un segno positivo lascia un segno positivo nelle persone che incontro. E se tu inizi, non so, a fare il no contact, poi non devi chiederti ma come mai non torna strisciando, ma perché? Perché tu lo alimenti con i tuoi pensieri, noi comunichiamo anche energeticamente. Se tu stai lì a controllare l'ora, dire sono 15 giorni che sto facendo no contact, 4 ore, 3 minuti e 22 secondi, tu lo alimenti con i tuoi pensieri. Il vostro problema
è che alimentate le persone con i vostri pensieri. E più le pensi, meno torneranno. Più gli dai energia, meno torneranno. Più stai lì a ravanare, meno torneranno. Impara a usare questo tempo per diventare una persona affascinante. Questo è fondamentale. Diventa affascinante perché il fascino si impara, ma devi dedicarci devi dedicare energia. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Comportati come se non avessi bisogno di quella persona, anche se ne hai bisogno. Se ti persuadi di essere sfigata, sarai sfigata. E se il no contact ti fa capire che non torna, significa che non gliene frega nulla, ma guarda oltre. Ripeto, non è importante che tutte le ciambelle riescano col buco. L'importante è che, diciamo, qualche ciambella esca col buco. Ma se non esce mai il buco vuol dire che c'è qualche problema nella tua comunicazione, soprattutto qualche problema nelle tue credenze. Le nostre credenze hanno il potere di fare di noi ciò che pensiamo, e questo vale sia per le credenze negative sia per le credenze positive, per cui è molto importante iniziare a immettere nel circuito, immettere dentro di noi delle credenze che siano positive. Calatevi nel ruolo, come dico io sempre, createvi un avatar. Il problema in cucina, nelle credenze autoveranti, nelle profezie autoveranti, come dice Giorgio Cameli, le self-fulfilling prophecy. Salutiamo anche Andrea Giovani. Immaginate di essere una persona affascinante, anche se non lo siete ancora del tutto, immaginate di esserlo. Calatevi nel ruolo di una persona che sa sedurre, di una persona che sa conquistare. Fatevi delle domande fondamentali. Come camminerebbe una donna piena di fascino? Come si muoverebbe una donna piena di fascino? Che cosa direbbe? In che modo lo direbbe? L'immaginazione, salutiamo Betty Kotich, è uno strumento molto potente. Ricordatevi che in me immaginare e in me mago agere. Dentro di me agisce la magia, agisce il potere. Voi avete questo potere, avete questa magia, l'immaginazione è uno strumento potente. E la nostra mente risponde istantaneamente alle immagini create. Risponde come se fossero delle esperienze reali. Fai finta di essere Brad Pitt, come dice Giorgio, e lo diventerai, parzialmente perlomeno. Questo motivo è il motivo per cui quando vedi un film triste ti viene da piangere, ad esempio. Perché voi quando vedete un film triste vi viene da piangere? Non lo sapete che quelli sono solo attori, che sono strapagati, che voi avete pagato il prezzo di un biglietto per andare al cinema o il prezzo dell'abbonamento, che ne so, a quella piattaforma piuttosto che un'altra piattaforma che vi fa vedere il film. Non lo sapete, eppure, nonostante sappiate che è una finzione scenica, che gli attori sono pagati, che voi avete pagato in un modo o nell'altro per vedere quel film, piangete. Perché piangete? Questo è un punto fondamentale. E quindi devi tenere presente che la tua immaginazione può trasformare totalmente la realtà. Qui dicono fake it until you make it. Esatto, immagina finché non lo fai. Fake it sarà, anche se è un'immagine fake, falla diventare. Gli attori sono bravi a interpretare e quindi
tu devi essere bravo a interpretare la parte di una persona di successo. E poi è il tuo pensiero che ti rovina, non state a ruminare, a fare i ruminanti, non state a fare le persone che ruminano, che si fanno le domande, domande talvolta assurde del tipo: ma come mai mi ha lasciato? Ma perché mi ha lasciato? No, e sono domande inutili che non vale neanche la pena sprecare. Scoprite la bellezza che trovate in giro, fate come farebbe Giorgio Cameli nei libri Battito di ciglia e Sentiero della felicità, che vi spiega come liberarvi da persone negative, nefaste. E tra l'altro, se le acquistate, date anche come possiamo dire, date anche un contributo al Policlinico Gemelli, al progetto Art for Art per i pazienti oncologici. E nel frattempo, già che ci siete, iscrivetevi gratuitamente al mio nuovo canale Cammino Iniziatico con Massimo Taramasco e mettete un like a questo video che non vi costa niente, dà un segnale al signor YouTube. Quindi spollisciate verso l'alto. E quindi trattarsi bene, tra l'altro, non è neanche una questione di soldi. Trattarsi bene è una questione di amore per noi stessi, che è fondamentale. Circondatevi di persone positive. Non sono i soldi a fare la felicità, come direbbe Giorgio Cameli. Guardate, ad esempio, ci sono personaggi molto famosi che attualmente sono pieni di depressione, pieni di cose. Quello che fa l'effetto è l'amore per se stessi. Se no, pensate anche nel passato ai vari. Oh, un saluto anche a Culti Abusanti, nonché a Diana Paratore. Pensate anche nel passato, ma non lo so, a vari personaggi che comunque hanno fatto una brutta fine, ad esempio, no? Lo stesso Michael Jackson, per dire, no? Che aveva tutti i soldi di questo mondo, ma non aveva imparato a comunicare fortemente con voi stessi. E poi potete iscrivervi anche al canale dei Culti Abusanti, che è la nostra Adriana Paratore, che vi insegnerà anche lì come liberarvi di persone critiche, di persone dannose. Scoprite la bellezza che c'è dentro di voi, circondatevi di persone belle, circondatevi di persone positive. Se voi siete circondati da persone negative, dovete tenere presente un fatto fondamentale, che anche un diamante, se è circondato da merda, non può far altro che riflettere merda. Per cui è importante liberarvi dalla merda che vi circonda, da tutte le situazioni negative, nefaste, da tutte le situazioni così tossiche, e inizierete una nuova vita. Anzi, questo dovrebbe essere il primo giorno della vostra nuova vita. Domani, l'alba di domani, dovrà essere il nuovo giorno della vostra nuova vita, una vita in cui imparate a vivere dentro voi stessi, imparate ad amare voi stessi. Non importa, ripeto, che abbiate soldi, che non ne abbiate, perché i soldi poi possono venire, ma non sono quelli che fanno le persone, insomma. Non è importante vivere in un monolocale o vivere in un castello per essere felici. Puoi essere felice nel monolocale e infelice nel castello, o viceversa. Dipende da come tu sai gestire, dipende da come tu sai gestire le tue emozioni. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Il vostro primo giorno della vostra nuova vita, trattarsi bene è fondamentale. Eliminare le credenze negative su voi stessi, eliminare le credenze limitanti, quelle che in inglese, come direbbe la nostra Green Apple, le self-fulfilling prophecy, cioè le profezie che si autoavverano. Self-fulfilling prophecy, questo è fondamentale. E se qualcuno ha un'opinione di voi per cui non gli piacete, levatevelo dai coglioni, è un problema suo. Se una persona pensa male di voi, è un problema suo, non è un problema vostro, non dovete farlo diventare un vostro problema.
liberate la vostra parte migliore e pensate che dentro ognuno di voi c'è una creatura forte, indomita, bella, intelligente e potete, diciamo, sedurre, conquistare, far innamorare esattamente chi volete, senza, diciamo, rovinarvi la vita. E tenendo presente che una cosa che dobbiamo imparare a fare è darsi emozioni. E non vuol dire che al cuore non si comanda. Pensare che al cuore non si comanda, questa è una cazzata. È una cazzata assurda. Al cuore si comanda e come? Anzi, al cuore bisogna non comandare, ma dare delle indicazioni. È fondamentale. Questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale. Forse, diciamo, forse non avete compreso che il potere sta dentro di voi, nel sapervi somministrare delle emozioni, nel sapervi somministrare le giuste tensioni emozionali. E questo è un punto molto importante, no? Non serve, Domitilla si sposerà, tanti auguri a Domitilla per il suo matrimonio. È allungato il tempo di un'ora. Buonasera, buonasera. Ma non chiedetevi se una persona ti blocca, non ti blocca, non state a pensare, non state a bloccare. Voi il blocco, salutiamo Emanuela Moonriver, dovete averlo nella vostra testa, dovete averlo nella vostra testa, dovete imparare a somministrarvi le giuste tensioni emozionali, senza andare alla ricerca della perfezione, ma dedicandovi alle cose più importanti che vi possono toccare. Quindi se vi piace ballare, ballate, cantate, disegnate, dedicatevi a qualsiasi attività che sia di vostro gradimento fondamentale. Truccatevi, vestitevi, insomma, dovete somministrarvi delle emozioni. La lista potrebbe andare avanti all'infinito, ma fondamentalmente si tratta di fare le cose che ci piacciono, le cose che ci danno energia, le cose che ci danno emotività. E quindi le donne più affascinanti della storia, ad esempio, sono quelle che hanno avuto il coraggio di manifestare la propria personalità, non quelle che invece si comportano da sottone. Perché la sottona non seduce neanche il cavalier servente. Dobbiamo somministrarci emozioni frequentando persone positive, persone che in qualche modo ci piacciono, ma per capire se una persona ci piace dobbiamo frequentarla, perché noi spesso ci innamoriamo dello stronzo perché ci dà emozioni. Ma quando iniziamo noi a dare nuove emozioni alla nostra vita, automaticamente il fascino dello stronzo, il fascino della stronza decade, cade brutalmente. E così noi possiamo, diciamo, avere la possibilità di coinvolgerci, di innamorarci e di, come dire, di persone che ci danno positività, di persone che ci danno amore. Sviluppiamo fascino. Esercitiamo leadership. Il fascino non è qualcosa che si tira fuori dal cappello come il mago tira fuori il coniglio dal cappello. Il fascino è qualcosa che si costruisce dandosi delle emozioni, prendendosi cura di se stessi, avendo delle abitudini, non abitudini di persone che sono, come possiamo dire, disposte a persone che sono disposte a uscire fuori dalla zona di comfort, uscite fuori dalla zona di comfort. E come dice Giorgio Cameli, noi ci innamoriamo quando vogliamo rigiocare la partita del cuore, no? Però attiriamo le stesse emozioni. Qual è questa partita del cuore? Quella partita che abbiamo giocato nell'infanzia, in cui siamo stati abbandonati, siamo stati traditi, siamo stati
Ma questa partita dobbiamo renderci conto che oramai fa parte del passato, deve servirci come insegnamento, è una cicatrice del nostro passato, dobbiamo apprezzarla, ringraziarla e tenere presente che le cicatrici dovrebbero indicarci dove siamo stati, ma non dove andremo. E questa è una cosa fondamentale. E anche come dice Culti abusanti, che poi una volta che ti sei tolto dai coglioni uno stronzo, diciamo, ti chiedi: ma come ho fatto a innamorarmi di quello? Se tu ripensi al tuo passato, ti ricorderai che spesso, diciamo, ti sarai chiesto: come ho fatto a innamorarmi di quella persona? E perché quando siamo innamorati non riusciamo più a gestire quella che è la nostra emotività. È ovvio che dobbiamo curare anche il nostro aspetto, questo è un altro punto fondamentale. Curare il nostro aspetto è fondamentale perché l'aspetto esteriore è importante e dobbiamo, è ovvio che se sei anche la persona bella e interessante, ma poi ti presenti con i capelli unti e bisunti, non è nel mio caso. Non è che puoi, diciamo, restare. Pensare di piacere, prendersi cura di se stessi è fondamentale. E togliere il prosciutto dagli occhi, come dice Giorgio Cameli, le fettine di prosciutto mangiatele, ma levatele dagli occhi. Costruisciti un'immagine, una nuova immagine, una nuova immagine di successo, di persona che sa di piacere, di persona che può piacere, di persona che può far innamorare e vedrai che farà innamorare. Il potere sta in chi lo esercita, non in chi pensa di averlo ma poi non lo esercita. E tra l'altro lancia le sfide agli uomini. Il vero segreto è quello, ad esempio, per una donna di lanciare delle sfide a degli uomini senza prenderli troppo sul serio. All'inizio della frequentazione di un uomo, non dovete fargli intendere che vi piace, generategli il brivido della sfida e tenete presente che se poi è una persona che si manifesta con qualche problematica, levatevela dai maroni. Come dire, estraete il sette di bastoni e estraendo il sette di bastoni gli dite fuori dai coglioni. E questo è quello che dovete fare se volete sedurre, se volete conquistare e se volete far innamorare.